c'è il modo migliore per affrontare le spaccate che riscaldare bene le gambe prima di iniziare. C'è ovviamente Lulla, che è contentissima che ho deciso di venire stamattina sul mio tappetino. Io oggi sto girando in un'altra direzione, di solito lavoro verso quella fronte, però ogni tanto sui nostri tappetini cambi fronte, cambi lato, gira il tappeto, perché ci aiuta anche mentalmente di essere più elastici, più resilienti, di cambiare anche il nostro modo per vedere la vita. Allora, inspiro in su, e semplicemente proprio un bello riscaldamento per le spalle e scendo in giù. E uno dice, ma le spalle con le spaccate che c'entra? C'entra che il corpo è unico, ok? Il corpo è completo, non è che facendo le gambe non devo fare anche le spalle, la schiena, ok? E tutto il corpo. E scendo giù. Incrocio le dita dietro di me, facendo caso del mignolo che va sopra, in questo caso io ho la destra sopra. Piego le gambe, porto il petto sulle gambe, stendo le gambe e porto i gomiti sopra, però non devo stendere completamente che siamo ancora freddi. Gomiti leggermente piegati, li allargo poco poco, rilasso la testa e lascio che la forza di gravità fa il suo lavoro. Comincio a stendere poco poco e scendo e stendo e scendo e stendo e scendo. Stendo, lascio le mani aprire, scendo giù, rilasso le spalle, allungo il collo, poi stendo il petto in avanti, porti proprio il petto, il cuore in avanti, apri le spalle, scendo giù, inspiro completamente su e di nuovo con quelle braccia su e giù, su e giù e su, espiro in giù e su. Scendo giù, l'altro mignolo adesso, la sinistra sopra, piego le gambe, petto sulle cosce, stendo le braccia dietro di me e poi comincio a stendere le gambe più possibile. Ogni giorno sarà diversa, io sento più tensione sulle gambe sinistre che sulle destre. Inspiro. E quando espiri, senti come si sciolgono i nodi della tensione. Mai aggressività quando facciamo il nostro fluid che porterà le nostre spaccate. Ok, siamo in plank, tratteniamo la posizione semplicemente per generare un po' di calore dentro i nostri muscoli e dentro anche nella nostra resilienza. Piego le gambe, torno indietro, stendo su, srotolo, vengono avanti proprio dall'aluce, ok, fino alle dita, piego, torno indietro. Stiamo semplicemente riscaldandoci e avanti. Espiro, torno indietro. Questa volta sollevo la gamba destra su, cominciamo a pulsare in su, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, occhio, lo porto al tricipite destro, trattengo, 4, 3, 2, torno su, ok, questo volta lo apro, provando di portare il ginocchio destro più su possibile, lontano il pavimento, respiro, stendo la gamba, Stendo la gamba, porto i fianchi al parallelo, ginocchio che viene in avanti, stendo la gamba destra in avanti e vengo in high lunge. Di nuovo andiamo a scaldarci, ok? Scendo sulla gamba, 1, 2, le braccia possono anche salire volendo, 3, 4, 5, riscaldiamoci, 6, 7, 8, rimani, stendi la gamba sinistra, peso sul piede destro, addominali tesi, apro le braccia, scendo giù, ritorno indietro, plank, trattengo la posizione, piego le gambe, torno indietro, taloni bassi. Cosa che mi piace di fluid è questa, metterci alla prova,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, al tricipite. Per un modo quasi riflessivo, trattieni, torno su, apro la gamba, ginocchio va su, 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 stendo da me il pavimento, respiro, stendo la gamba più in su possibile, trattengo, senti come il caldo sta cominciando a permeare tutte le nostre fibre muscolari, correggo i fianchi, sono centrali, senti come agisce sul bicipite femorale della destra, poi porto il ginocchio in avanti, step front, vengo su e cominciamo a pompare verso basso per scaldare le gambe e le anche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermo, stendo anche la gamba destra, la trattengo, addominali tesi, spalle rilassate, collo lungo. Mani giù, portati indietro, in downward looking dog, respiro. Inspiro, guardo di fronte, posso fare due balzi o un singolo balzo in avanti, dipende a che punto stai, non so se avete fatto fluid challenge o no, rimane online per febbraio, provate di farlo, espiro giù. Perché ti porta oltre l'allenamento fluid. Superi l'allenamento e entri in un altro, veramente un'altra zona di consapevolezza del corpo. Su, scendo giù completamente, andiamo in chaturanga. Questa volta vuol dire che scendo con i gomiti stretti. Inspiro in su, up dog. Espiro in giù, down dog. Sollevo la destra. Su, andiamo 8, 7 e comincia a fare una crescita di forza, di leve, di elasticità, ti senti un altro corpo, tutto è importante, ma questa è una ricerca di se stessi. E ancora porta la gamba a toccare il tricipite, stendo su, apro il ginocchio. Adesso aggiungiamo, ok? Stendo la gamba su. Poi questa volta vengo in avanti su la mano sinistra e giro sul lato sinistro della mia piede sinistro. Prendo il dito del piede destro e sollevo per fare anche un allungamento sulla gamba destra. Per 4, per 3, per 2. Poi delicatamente porto la gamba destra in avanti fino a appoggiarlo di fronte a me, stendo su e ritorniamo su quello a fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo senti come state stendendo questa gamba indietro di voi? Pieghi quel ginocchio, tiriti indietro, inspiro. Half split, espiro. È la prima, sii dolce, non essere cattivi. Inspiro. Espiro, scioglienza, sciogliendosi. Inspiro. Espiro. Inspiro, vengo in avanti. Chiudo con la gamba dietro di me. Passo indietro con l'abbraccio destro, allungamento su il quadricipite sinistro, lascio, porto quella, mani indietro, piedi indietro, chaturanga, scendo, fermo, inspiro in su, up, espiro giù, down, respiro, addominali tesi,
porto la pancia verso le cosce per sentire quell'allungamento sulla parte posteriore delle cosce, sollevo la sinistra e vado 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, porto al tricipite sinistro, trattengo, torno su, apro. Oh, mi è scoppiato tutto, ho sentito la schiena, l'anca. E quelli sono tutti i micro assestamenti del tuo corpo che si sta aprendo. Stendo la gamba su. Non è importante l'altezza. Cominciamo a fare una rotazione venendo in avanti sulla destra. Porto la gamba a sinistra di fronte a me per prima. Tenendomi sulla luce, sollevo la gamba. Cercando l'allungamento, poi porto la gamba in avanti, piano piano l'appoggio di fronte a me, salgo, ritorniamo sulla nostra posizione verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermo, stendo, fermo. Senti queste gambe indietro, dai, piccoli, anche diciamo dondolazione, non so come si dice, dondoli. Poi scendo con la gamba destra, stendo indietro, half split, scendo giù, ok, inspiro, provo di portare il bacino verso la coscia, tiro i talloni verso basso, l'anca indietro, ok, e là sentirai lo stretch. Dopodiché provo di abbassare il busto. Le prime volte è un'esperienza con il dolore. Lo stretching a volte fa peggio di fare i glutei, tabata, i burpees tutti insieme, lo so. Respiro e scendo. Poi vengo in avanti, porto quell'altra gamba indietro, lo recupero. Respira. Ok. I quadricipiti sono spesso estremamente contratti. Così, inspiro. Posso anche calciare il piede in quella direzione, contro la mano. E poi avvicino. Eccellente ragazzi, lasciala, portate col piede indietro, cominciamo a sentire tanto il caldo. Adesso facciamo 3x3, 3, 2, 1, salgo, 3, 2, 1, non perdiamo anche le braccia perché questo è un mese dedicato anche ai tricipiti. Inspiro su, tutto conta, tutto è importante, respira. C'è una mosca. Veniamo in avanti camminando, saltando, doppio salto, balzo e su, stiro in avanti, espiro e giù, la sospesa delle spine, inspiro e in su e scendo giù, proprio in chair pose, ok. In questo chair pose andremo di fare una cosa diversa del solito. Portiamo peso sulle gambe destra, sinistra, scusami, sollevando la gamba destra, ok? E riscalda e potenzia tanto la gamba sinistra. Dopodiché porto indietro e faccio un affondo. Dopodiché stendo, ok? Vedi che è un triangle frontale, piramide. Espiro. Ripiego, poggiando peso sulle gambe sinistra, mi avvicino alla destra, poggio sulla destra, sollevo la sinistra, equilibrio per 4, 3, 2, stendo la sinistra indietro con equilibrio, affondo, ok, stendo, allungo,
Rilasso. Riaffondo. Avvicino la gamba. In sollevamento. Trattengo. Squat. Di nuovo, ripetiamo 3 volte queste totali, così siamo sulla seconda. 4, 3, 2, piego, sempre con le gambe sinistre piegato, porto le gambe destre indietro, ricerco il mio fondo, stendo la destra, stendo la sinistra, espiro in giù, allungo. E ogni passaggio sentirete un nano millimetro, micronomo, non so come si può dire, in più di scioltezza. E scendo giù, giù, oggi sulla destra, sollevo la sinistra, per 4, fissi un punto solo, 3, 2, 1, piego, torno indietro, piano, piano, piano. Se vai veloce, è più probabile che perderai l'equilibrio. Scendo, 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 stendo e mi drappeggio sulla gamba. Vedi che hai più apertura? Vedi che quelle gambe si stanno sciogliendo? Respira. Ci manca ancora un giro. Respiro. Ripiego sulla gamba. Spinta sulla destra, sollevo la sinistra, trattengo la posizione con il ginocchio sinistro più alto possibile, vado in squat. Ci manca ancora uno, sinistra, sollevo la destra, 4, se voglio posso stendere la destra, 3, 2, 1, piego la gamba, passo indietro, stendo la gamba, usate le braccia come necessario per l'equilibrio. Stendo la destra, stendo la sinistra e drappeggio. E quando drappeggiamo, è normale che quando sentiamo tensione ci irrigidiamo. Ok, facciamo kai. Invece inspiro e provo di abbandonarmi completamente all'allungamento. Spalle. Braccia. Gambe, piego la sinistra, sollevo la destra, equilibrio, ginocchio destro su, 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 tiralo su, usi addominali anche, stendo in squat, squat, sposto sulla sinistra, questo è l'ultimo giro di questi, stendiamo la gamba, se è possibile, se non è possibile lascia il ginocchio piegato, fissi un punto solo. Tiro indietro, poggio in la high lunge, eccolo là, stendo la sinistra, stendo la destra, drappeggiamo per 3 volte, giù, inspiro su, giù, inspiro su, giù. Piego la gamba, spingo sulla destra, sollevo la sinistra, trattengo la posizione, per 4, per 3, su 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 con quel ginocchio, per 2, per 1, scendiamo giù, in squat, ok? Perché non c'è niente come un bello squat in isometria per scaldare con le gambe, ok? Per 4, per 3, per 2, mani giù, ginocchia giù, child pose per un attimo, vengo in avanti e porto la gamba sinistra dietro di me, ok, aggrappo con il piede e abbassa, ok, devi trovare un po' di equilibrio qua. E abbassa l'anca in avanti, vedi che io sto portando l'anca in avanti, provando di tenere i piedi indietro, l'anca in avanti per trovare l'equilibrio, non l'equilibrio, lo stretch sul quadricipite sinistro. Rilasso le spalle,
portalo su, chiudilo indietro, cerchi lo stretch sul quadricipite, lascia il piede, scende giù, mi giro io, rimanete frontale voi, però così mi potete vedere al meglio, equilibrio, prendo il piede. Prima, ok, qui non sentirai tanto sul quadricipite. Provi di portare il bacino in avanti, quasi curvando la schiena, ma anche è più una questione di bacino che di schiena. E trovi tu l'allungamento sul tuo quadricipite, perché cambia per ogni persona. Quando senti l'allungamento, poi magari porti il ginocchio indietro, l'anca in avanti, perché lo stretch è quando le due inserzioni del muscolo si allontanano uno dall'altro. Dopodiché portalo indietro fino a trovare quello stretch sul quadricipite. Addominali tesi, siamo stabili. Stendo la gamba, scendo con le gambe e andiamo a finire con le spaccate. Abbiamo allungato tanto, abbiamo riscaldato tanto, questo è molto importante, e portiamo la destra in avanti. Ok, di nuovo. Noi possiamo, per fare il nostro spaccate, semplicemente rimanere qui, perché questa apre le flessure delle gambe della sinistra. Possiamo rimanere qui, in half splits, che ci aiuta a lavorare sulla parte posteriore della destra, o possiamo cominciare utilizzando magari un blocco o le mani, la nostra split frontale, gambe destra, ok? Respiro, rilasso. La scioltezza viene da un rilassamento delle fibre muscolari, eh? Ok? Posso scendere anche frontale volendo. Muoviti nel tuo spazio cercando le tue di aperture, perché ognuno ci avrà suo e non dobbiamo mai lavorare su dolore. Mi piego lateralmente, piego la gamba per recuperare, cambiamo l'altra gamba, perché noterete a questo punto che le gambe sentono pesante, sento quasi come se fosse troppo allungate, e fa parte del gioco. E di solito non si fa lo stretching prima dell'allenamento, lo fai alla fine, perché effettivamente dopo un allenamento così i tuoi muscoli non sono pronti per affrontare contrazioni. Ok, sono stati allungati, sono un attimo, non voglio dire scioccati, ma sono stati allungati. Lasciali a riposo adesso. Non andare a fare esercizi che potrebbero comunque andare a ridurre l'efficacia di quelle che avete appena fatto. Ok, scendo e salgo, ok, posso rimanere qua. Se voglio sentire le flessure della gamba destra più in apertura, perché magari quando andiamo a fare lo split, io sulla sinistra lo sento dappertutto, non ce l'ho l'apertura ancora. Sulla destra più o meno ce l'ho. L'altra cosa è che lo stretching sparisce molto velocemente. Se non faccio questi esercizi per una settimana, dopo una settimana sarò molto più contratto. Il muscolo c'ha memoria, per carità, però la rigidità muscolare è più facile che l'allungamento. Infatti i ballerini ci mettono anche ore per fare il riscaldamento prima di ballare, perché devono lavorare sulle spaccate, devono lavorare sulle aperture. Ok, scendiamo ognuno, cercare propria altezza. Questa è la mia massima altezza sinistra, ma l'unico modo per farlo migliorare è rimanere qua, rilassata. Rilassata qua, c'è cioè il dolore destra e sinistra manca, però è un processo anche mentale. Scendo. Io sto applicando pressione sulle mie mani perché non ho il blocco, così uso le mani come appoggio. Provo di trovare un pizzico di più misto tra rilassamento e peso. Un giorno sarà mio, me la sento, un giorno sarà mio. Relax, venite in su, come meglio crediate, ognuno. Non è proprio elegante la mia uscita da questo meraviglioso movimento, però io rimarrò sempre reale con voi, perché lo sai che cos'è, che
negli anni ho visto persone che su internet fanno di vedere la fine del loro percorso, ma nessuno arriva a una spaccata perfetta o una pose perfetta senza aver messo anni di lavoro per arrivarci. Così io preferisco di crescere con voi in tempo reale, e un giorno fra 10 anni di qua anch'io farò quelle pose, però ci abbiamo un bel po' di anni insieme prima che quello arriva. Allunghiamo la schiena poco a poco. Vi faccio vedere una posa che ovviamente non abbiamo allungato, no, non la faccio vedere perché non abbiamo allungato tanto la schiena, però possiamo anche fare full wheel, ma lo faccio un altro giorno, non oggi. Facciamo una torsione di schiena, mi respira dall'altra parte, torsione dall'altra parte, dolce spinal twist. Torni in centro un attimo, lasciare tutto a Giacomo libero, senza controllo alcune. Respiro libero, chiudi gli occhi. Pensiero, guardate le ginocchia frontale, aiutatevi a salire e buona giornata. Spero che vi sia piaciuto questa, diciamo, challenge di oggi. Vi aspetto domani sempre con altri esercizi. Alternate, ricordate, tricipiti, poi interna coscia, poi spaccata, perché dovete dare anche tempo per il tuo corpo a lavorare le informazioni che l'hai dato durante l'allenamento. Tempi di recupero sono importanti quanto il tempo di lavoro. Molte persone pensano, ah, allora mi migliora il tricipite, lo faccio. Invece noi dobbiamo dare input e poi diamo il tempo al corpo di rigenerarsi. Vi aspetto domani qui su Now e passate una giornata magnifica. Baci dalla gente.